Questa sera è la prima serata di un miniciclo di incontri con l'autore, aperitivo con l'autore, organizzato da Ubicro Vivo con Stefano Dainese e dalla Confesercenti. Siamo qua a salutare il presidente e il vicepresidente, che non vedo più, e Vittorio, si è nascosto. Buonasera a tutti, io vi porto il saluto appunto di Confesercenti Metropolitana Ovivo Venezia, che adesso si chiama così. Questo appunto è, diciamo, è un itinerario, uno degli itinerari che sono stati creati sulla riga, sulla falsariga di altre iniziative che abbiamo già promosso poco tempo fa e che rientrano in un progetto di rigenerazione urbana favorito dalla Camera di Commercio con dei contributi che sono stati erogati ad hoc. E fa parte di un ciclo che noi continueremo con altre iniziative che potrete apprezzare nei prossimi periodi e che poi si collegheranno a quelle che sono poi le manifestazioni durante Natale e così via. Quindi avevamo iniziato appunto i primi itinerari che legavano la moda con il commercio e adesso invece utilizziamo invece il filone della cultura, che è altrettanto importante, altrettanto significativo, e quindi diamo spazio a questi due, appunto, questo mini ciclo, come ha definito Martina, per raggruppare questa location. Quindi io ringrazierei Ubic, che appunto ha creato il contatto con l'autore, Martina, ringrazio Gianluca del locale Inchima Chi Sushi, che ci ospita, che poi ci farà assaggiare anche qualcosa, insomma, per deliziarci, e che ovviamente vi porto nuovamente il saluto di Confesercenti. Buona serata a tutti. E Luigi Sinfundo, il nostro Tiziano. Grazie Tiziano di essere con noi, diamo inizio alle danze, ci sediamo, ci accomodiamo e ti torturerò per piacere del pubblico. Allora Tiziano, nasci da lontano. Nasci uno che non ne sa niente di vini, ti trovi catapultato in un mondo a te sconosciuto, in qualche maniera ti trasfitto, perché sì, volevo, però, e a un certo punto inizia la tua avventura improvvisa e bellissima, con picchi di grande gioia e quindi di, al contrario, di disastri assoluti, in cui però ti diverti, ce lo dice nel tuo libro. Raccontaci un po' il perché di questo libro e che cosa ti ha spinto a raccontarti. Grazie, ringrazio te Martina, ringrazio Stefano, la Ubic, appunto, per avermi coinvolto in questa serata e Confesercenti naturalmente per questa, diciamo, una splendida iniziativa in un locale, in una location molto particolare, e ne ho fatte tante di presentazioni in ogni contesto possibile e immaginabile. In un ristorante giapponese sushi mi mancava ancora, ma sono molto felice perché infatti io lo adoro, cucina che adoro, quindi sono veramente, mi sento a mio agio, mi sento a casa, ecco, noi albesi siamo, no, un po' giapponesi, quindi, e quindi sono molto felice davvero. E che cosa mi ha spinto a scrivere questo libro? Beh, io scrivo, oltre a occuparmi di video e fare documentari, e quindi sono continuamente alla ricerca di spunti, storie, e quando qualche anno fa stavo ragionando su un nuovo libro, a me non piace molto scrivere, non sono molto come indole, penso, per i romanzi devo sempre partire da storie vere, da spunti biografici, insomma, devono avere un'attinenza forte proprio con la realtà concreta, e mi sono accorto che alla fine della fiera una storia che forse poteva interessare, poteva incuriosire, era la mia, era quella che avevo visto, erano i 10 anni trascorsi alla corte di Re Carlo Petrini, presidente, fondatore, guru storico di Slow Food, quindi quei 10 anni trascorsi lì. E quell'avventura tragicomica, picaresca, un mix di avventure e disavventure, poteva essere incanalata in un racconto. Che cosa sono stati questi 10 anni? Sono stati appunto 10 anni di, potrei dirla brutalmente, di sbevazzate in giro per l'Italia e per il mondo, più invece, prosaicamente, professionalmente, di degustazioni, assaggi, ogni latitudine evitata,
perché per 10 anni sono stato un degustatore seriale. Sono arrivato a Slow Food da Stegno nei primissimi giorni del 2000, ci voleva qualcosa di epocale per cominciare il secolo, il millennio dal mio punto di vista, e arrivo a Prodo a Slow Food da Stegno completo e nel giro di 36 mesi divento uno dei responsabili principali della Guida Vini d'Italia, che all'epoca era, non è ancora oggi, ma poi magari focalizzeremo il ruolo, la parabola, diciamo così, ascesa e discesa delle guide, ma all'epoca era sicuramente la guida enologica di gran lunga più autorevole in Italia, uno delle due o tre più importanti a livello internazionale. Il famoso fatidico riconoscimento dei tre bicchieri, una sorta di totem per cui i produttori erano quasi disposti a uccidere, e quindi perché cambiava veramente le sorti delle aziende, dei territori, delle denominazioni. E io ero uno di quelli, non ero l'unico, ho deciso subito, per la tranquillità di tutti, se c'è qualche produttore che sa, non ero l'unico, ma ero uno di quelli dietro questa guida, ero dietro ai tre bicchieri. E quindi ecco, questo libro racconta tra le tante altre cose, sviluppa un po' questa mia parabola, anche perché in questo mondo della degustazione mi sono sempre sentito un po' stretto o largo, non lo so, insomma, ho avuto dei problemi ecco, con questo mondo della degustazione, con questa catena di montaggio della degustazione degli assaggi non ho mai avuto un grande feeling, per cui io in questo libro arrivo a dire che ho odiato degustare, io odiavo degustare, un po' come Agassi ha detto che odiava il tennis, no? E però, senza voler fare paragoni con uno che ha vinto 8 slam, però ecco, un po' il senso è quello. Odiare degustare non significa odiare il vino, lo preciso subito, io il vino lo amo, lo adoro, probabilmente non potrei farne a meno, ma lo amo al di fuori di questo cancan dei concorsi, degli assaggi, delle degustazioni, dei punteggi, delle valutazioni, delle recensioni, delle guide. Qui ero costretto per professione, qui io per una decina d'anni sono stato davvero poi lì immerso fino al collo. Quindi ecco, questo è un po' il fil rouge che sviluppa in questo libro. Ecco, poi apro tante finestre su tanti altri aspetti del mondo del vino, non solo, ma questo è un po' l'ossatura. Allora, già faccio ridere adesso i nostri ospiti, così ti vergogni anche un po'. Allora, tu ti sei definito, tu e i tuoi colleghi, un insieme di manipolo di Tourbeurre de Vin. E si descrivono così, adesso ve lo faccio sentire perché dovete rendere conto del tenore del libro. Parla di decenza, no? Parla di loro chiusi in una stanza con tot bicchieri da degustare, tot vini da degustare, dice la decenza. Di certo non abita nel cubicolo in cui 5 maschi adulti si sono flippati in 300 Barolo, traspirando spirito da ogni poro, digerendo antociani e scorreggiando anidride solforosa, con l'occhio pesto e la bocca così inchiodata dal tannino che alle 6 di sera, più che parlare, emettono suoni gutturali come scimmie balbuzienti catapultate allo stadio precedente l'uso della lingua, peraltro nerissima come quella del Brovero Frate nel romanzo Il nome della rosa. Allora, noi qua insomma vedo una Graziella, una sommeliera che quando chi frequenta il corso di sommelier, l'eleganza, il portamento, la degustazione, anche il modo di porsi, e voi ti definite un branco di scimmie scorreggianti. Uno legge la prima pagina, Tiziano dice è finita. Esatto, qua siamo solo a pagina, non so, 10, no, poi migliora. No, nel senso che noi eravamo così, fa sorridere pensare che le sorti del vino italiano si decidessero in quello stanzino, che io chiamo stanzino delle torture, che al piano terra del quartiere generale di Slow Food avrà in Piemonte, dove c'è il Cuneo, e dove effettivamente noi per 8 ore al giorno ci richiudevamo in 4-5 a degustare 100 vini al giorno. Questa non è una finzione, non c'è niente di difficile in questo. La guida ai vini si fa così, hai 25.000 campioni da assaggiare in 3 mesi, che disgraziatamente, tra l'altro coincidono con i mesi più caldi dell'anno, giugno, luglio, agosto, non so perché non si faccia l'inverno, la facciamo d'estate, quindi 40 gradi fuori, e noi eravamo in questo stanzino a spararci veramente 100-120 Nebbioli, Barbera, Brunelli, Sangiovese al giorno. Non è... Quindi qua la cosa
che il contrasto forte che sentivo in realtà l'invidia universale che suscitava il mio lavoro quando lo raccontavo in giro, no? Perché era, non ne faccio mistero, era tutti fuori, c'era anche il lavoro più bello del mondo, era anche un po' quasi un'arma di seduzione ogni tanto, perché anche raccontare a una ragazza, dire che quello che fai, fai il degustatore, giri per tantini, dai i numeri, cioè dai i punteggi, perché... Però poi in realtà lo spettacolo è tremendo, perché veramente degustare questi vini, poi tanto io ho anche preso una fase enologica molto particolare, primi anni 2000 era il trionfo dei vini barricati, cioè il trionfo dei vini moderni, no? Ecco, la famosa distinzione di tradizionali e vini moderni. Questi sono degli anni moderni, vini, io li chiamo erano i vini mangiaveri, no? Che tu quando disputavi vedevi un pezzo di lingua insieme al vino, perché erano veramente pesanti, colorati, scuri, pesanti, massacrati dal legno. C'è stata una fase molto anche brutta dal punto di vista enologico in Italia, perché non distinguevi più un Barolo da una Freisa, un Brunello da un Grignolino, erano tutti uguali, perché fatti tutti con questa benedetta o maledetta Porte Piccola di onore francese, che uniforma, se non la sai usare bene, e soprattutto se il vitigno non lo regge, uniforma un po' tutti i gusti. E quindi sono stati anni tremendi, molto poco poetici, molto, molto barricati, insomma. Per cui noi lì a degustare dal mattino alla sera questo genere di vini, e dopo un po' è chiaro che andavamo io, poi forse anche per questo non avevo il physique role del degustatore classico, i miei colleghi erano tutti mediamente a una stazza leggermente più della mia, io ero un po' più magrolino all'epoca, ancora di più, ero giovane, forse non reggevo molto, non lo so, io arrivavo alla sera ero stravolto, cioè quelle degustazioni mi massacravano. Perché tu è bel dire, sì, sputi, certo, sputi, ma tanto dopo 100 vini qualcosa va giù sempre, no? E infatti faccio anche il calcolo, qualche ettolitro avrò bevuto nella mia vita nel tentativo disperato di non bere, ma di rifo di raffa qualcosa passava. E quindi, insomma, la decenza, la salute, insomma, non era proprio il massimo, però visto da fuori era veramente... Ma perché era bello il contesto, era bello in quegli anni lavorare per questo food, per questa grande famiglia che poi è diventata una grande azienda, anche un grande movimento internazionale, e che un po' ha contribuito un po' tanto anche a rendere un'intera classe di persone più consapevoli di quello che mangiano, quello che bevono, ed era un ambiente molto giovane, molto goliardico, si stava molto bene, quindi non fosse stato per questi benedetti centri del giorno, io lì stavo benissimo a Slow Food, però questa cosa delle degustazioni a me non è mai andata del tutto giù. Però sono stato indirizzato a fare quello, insomma, non è, quando sono arrivato mi ha detto c'è un posto alla casa editrice di Slow Food, in particolare sul vino. Io a malapena distinguevo il bianco dal rosso e ho cominciato. Il primo anno, devo dire la verità, ho pochi ricordi del 2000, perché ho passato praticamente tutto da sbronzo, mi bastava veramente due dita e non c'ero più con la testa. Poi i miei colleghi mi hanno fatto capire che, mi hanno un po' instradato, mi hanno fatto capire che il vino si può anche gustare, assaggiare, e ho iniziato un rapporto un po' più virtuoso con quel mondo. Però insomma è stata un'avventura, adesso noi ci vediamo, all'epoca mica da ridere. Tu ridevi un po' meno, giusto? Quindi questo mondo che a noi sembra molto patinato, che tu descrivi nel dettaglio, parli un po' di questa, diciamo, di questa tua avventura, e parli in maniera particolare di come all'inizio la guida militare avesse un certo peso, ce l'ha ancora adesso, ma che fosse in qualche maniera, correggimi se sbaglio, diventando libera nel dare giudizi, nell'esprimere anche un proprio giudizio personale, che a volte nel mondo del vino viene valutato, fino ad arrivare a un certo punto quasi ingabbiata per un business, per una etichetta, quindi un'immagine, non solo l'etichetta del vino, un business, etichetta, affari, interessi, perché racconti anche di cose non propriamente esatto, pulite. Quanto ti è dispiaciuto vedere la guida passare da una cosa che in qualche maniera tu dicevi particolarmente, fino a decidere di lasciarla, perché pensavi, immagino, almeno quello che io ho colto, pensavi che non fosse più il tuo posto? Beh, mi è dispiaciuto molto, non solo a me, anche ad altri che infatti hanno vissuto poi
male certi punti di arrivo di questa vicenda, però facciamo un brevissimo, proprio il più possibile sintetico, ma credo utile excursus su che cosa è stata questa guida. Intanto questa guida lì in Italia nasce in un momento storico ben preciso. Nasce nel 1987, la prima edizione nel 1988, perché viene preparata non appena, 1987, cioè l'anno dopo, il 1986, chiaramente, ma cosa è successo nel 1986? Per chiunque abbia un minimo di memoria legata alle vicende del vino e non solo, anche i fatti di cronaca, è l'anno dello scandalo del metanolo. Il metanolo è stato, come dire, l'anno zero, l'11 settembre della viticoltura italiana, proprio quell'evento spartiacque che prima ha massacrato praticamente l'immagine del vino italiano in Europa e nel mondo. Si ricorda di ancora le immagini al TG dei camion fermi alla dogana perché la Germania non voleva più i nostri vini, il presidente del consorzio del Barolo che pianse in diretta, intervistato da Paolo Fraiese, TG1, cioè immagini quasi rimaste scolpite nella memoria collettiva. Cos'era successo? È successo che qualcuno aveva fatto il furbo, aveva dopato un po' di vini, con questo un po' tanto, dei vini con questo alcol metilico, il metanolo, che se assunto in dosi minime non crea alcun problema, ma se invece assunto in dosi massicce crea dei gravi problemi e può portare prima alla cecità e poi alla morte. Tra l'altro i vini che poi hanno causato il problema non erano destinati allo scaffale, quindi non c'era stata una volontà di uccidere. Erano vini destinati a una frode, cioè erano vini destinati alla distillazione, poi per uno sbaglio sono finiti nei canali della distribuzione, sono arrivati allo scaffale, la gente l'ha portato, li ha bevuti e 23 persone sono morte e decine di altre sono rimaste cieche per il resto dei loro giorni, quindi una tragedia immane. Quel momento segna lo spartiacque. Perché? Perché per la prima volta il mondo del vino si interroga su se stesso e anche tutte le associazioni come l'AIS, come il Gambero Rosso, proprio si interrogano su che cos'è il vino e fanno chiarezza, intanto distinguendo commercianti senza scrupoli, proprio no, quindi tra tifosi, eccetera, dai agricoltori, dai artigiani, i piccoli produttori che invece hanno sempre fatto il vino onestamente, ma che lì si trovavano nel calderone mediatico messi insieme a tutto il resto. Sullo Food e Camera Rosso prendono una decisione importante, dicono: dobbiamo reagire a questa ammazzata tremenda, facciamo qualcosa, si inventano la guida di Vinitalia, che nasce proprio con questo scopo di mettere ordine in quel marasma anche mediatico che si era creato e di dare di nuovo dignità al mestiere del vigneron, del viticoltore, del piccolo produttore, della gente onesta, insomma. E quindi nel 1988 esce questa guida che tra l'altro fa quasi tenerezza rileggere oggi, perché l'incipit della prima edizione parte così: il vino è una soluzione idroalcolica ottenuta dalla fermentazione degli zuccheri contenuti nell'uva, cioè siamo all'alfabetizzazione del consumatore, parte veramente da zero, cioè okay, che cos'è il vino, diciamo che cos'è il vino, e poi quindi diventa una sorta anche di manuale di istruzioni, ecco, sia per il consumatore che per gli enotecari, che per i distributori, che per i produttori stessi. Parte bene, anche le vendite sono subito importanti. All'inizio questo riconoscimento dei bicchieri non conta più di tanto, contano le storie che vengono raccontate in questo libro, che si legge veramente molto volentieri, sono storie molto belle, grandi patriarchi italiani, ci sono tutti lì, dal nord al sud, per la prima volta tutte le regioni italiane rappresentate su una guida ai vini. E poi a un certo punto però cosa succede? Che prende piede questo aspetto un po' più legato invece al business, cioè a un certo punto negli anni, su finire, diciamo negli anni 90, il vino muta pelle, da bene primario diventa un bene voluttuario, diventa un bene, insomma gli anni della Milano davvero, sappiamo, coda degli anni 80, poi anni 90 il vino diventa qualcos'altro. Più il vino di mio nonno che metteva tutti i giorni con la tinta, il tappo meccanico in tavola per dissetarsi, non è più quella cosa lì, diventa una cosa da wine bar, diventa, cominciano a nascere le prime mode intorno al vino e quindi comincia a esserci interesse, attenzione e anche quindi business, anche proprio affari. E non so per quale strana ragione, forse per il prestigio che Slow Food e Gambero Rosso si erano costruiti, tra le diverse guide, pubblicazioni che c'erano già all'epoca, Vini Italia diventa proprio, prende come corsia di sorpasso, diventa proprio quella che è in grado di condizionare, orientare le mode. E questo riconoscimento, anche le sorti di alcune aziende, uno studio di un'università nei primissimi anni 2000 aveva quantificato il valore di 3 bicchieri, 150 milioni di lire, le vecchie lire. Ultima, perché deve valere
tre bicchieri devono avere 150 milioni, che più o meno è il valore che viene, per tornare ai libri, è il valore più o meno di un premio Strega. Però perché uno Strega vale tanto, si capisce, perché dal giorno dopo tu vendi 10 volte le copie che avresti venduto senza vincere. Invece, fino a prova contraria, di un vino non è che puoi fare una nuova tiratura, no? Decima ristampa del valore un attimo, no, fino a prova, per finire non c'è ancora arrivato nessuno. Però a differenza del libro premiato, che costa sempre 18 euro, anche il giorno dopo, invece come per miracolo, il vino trebicchierato, nel rapido volgere di leggere il fax che annunciava la venuta vittoria, poteva raddoppiare e triplicare il prezzo. E tutta la gamma dell'azienda ci aveva ottenuto piccoli ritocchi di prezzo. Quindi succedevano queste cose, ovviamente era stregoneria pure in effetti, no? Ecco, quindi capite che questo premio valeva. Poi attenzione, valeva di più per le grandi aziende, molto abili a capitalizzare come sempre, premi, riconoscimenti, punteggi, uffici stampa martellanti che ci marciavano sopra. Per la piccola azienda, per l'aziendina produzione familiare, da 40-50 mila bottiglie, il trebicchiere è sempre rappresentato più che altro con riconoscimento, il fatto di far parte di un orgoglio, essere parte di un club esclusivo. Però invece le grandi aziende sì, e allora qui sono cominciate anche le pressioni, perché noi eravamo i giudici, eravamo i dispensatori di questi famosi trebicchieri, perché questo bicchiere pesava, questo bicchiere che noi facciamo ruotare alla velocità della luce, pesava tanto, noi lo sapevamo, sai, se bicchiere alla volta tu quantifichi quanto ci può essere di dietro, e quindi ecco, lì le cose hanno cominciato a prendere una piega un po' diversa. Siamo arrivati anche dei casi, io cito anche, faccio proprio nome, ma come ci manca, una di corruzione vera e propria, non è solo gli arbitri in calcio ricevono gli orologi, anche i giudici guidini li possono ricevere. C'è una volta sola almeno davanti ai miei occhi, però aspetta, quello... diciamo che Tiziano ci è rimasto male, non in quanto corrotto, no, perché non era per me, esatto, ho capito che non portava ancora niente, era per il mio capo, che speravo che almeno siamo, manco quello, proprio zero. Però a parte le battute, ecco, abbiamo un po' viste di tutti i colori, ma la cosa peggiore poi non è neanche stato il tentativo di corruzione, è il fatto che una volta capito quali erano i gusti che piacevano a noi, no? È un po' come quando sai che il discografico potente ama quel genere di musica lì, allora tutti fanno il demo della stessa, praticamente la stessa melodia ripetuta l'infinità di volte. Quando hanno capito più o meno quali erano i vini che noi intendevamo a premiare, e ribadisco questi vini moderni, no? All'epoca un po' tutti faciloni, cioè, hanno cominciato a produrre i vini da concorso, hanno cominciato a produrre dei vini che fossero in grado un po', io dico, di circuire le papille degustative del giudice. Anche perché una degustazione è veramente esatta, eh? Cioè in 60 secondi noi dovevamo decidere, ecco il punteggio, no? Questo era il tempo medio di una degustazione. Con tutti questi vini da degustare, non è che intorno a ogni vino potevamo riunire cioè, il consiglio di sicurezza dell'ONU, metterci lì a discutere, no, un minuto e via, no? Ecco. E allora, e qual era la furbizia dei prodotti certi, dei produttori? Era quella di fare dei vini che dessero tutto in pochi secondi, io li chiamo centometristi, dovevano essere veloci come Bolt, 10 secondi può dare tutti, se allora, passo di un maratoneta, no, questi vini, soprattutto i vini importanti italiani, le grandi denominazioni, il Brunello, il Barone, devono respirare, ma che respirare? Cioè devi aprire, quando respirare nel bicchiere mezz'ora, poi ci rivediamo l'anno prossimo, allora per la prossima edizione della guida. No, un minuto non da tutto, quindi ecco una cosa strana, buffa, ma anche un po' così surreale, è che allora a un certo punto avevano capito e ci facevano dei vini che così, se 10 secondi davano tutto. Quindi, ecco, questa cosa, ma poi altre cose ancora più incredibili, soprattutto nel nostro giardino di casa, nelle Langhe, perché Brazzo, ma guarda le Langhe, ecco, lì stava nascendo questo fenomeno del Barolo, poi magari ci spenderemo due parole, per cui a un certo punto abbiamo sentito la moltiplicazione di pane e di pesci, cioè aziende da pochi migliaia di bottiglie, no? Che avevano sempre solo fatto tre vini, improvvisamente l'anno dopo invece di tre etichette ce ne erano sei, poi nove, 12. Perché? Anche lì, perché avevano capito che non era importante soltanto fare il vino no, che un po' ci piacesse, dobbiamo proprio aumentare il calcolo statistico delle probabilità di prendere tre bicchieri, perché praticamente se un'azienda ti porta sei Baroli e tu hai una batteria da sei della stessa azienda, sai che più o meno un tre bicchieri a batteria la devi tirare fuori, e sono sei della stessa azienda, e quell'azienda, cavolo, prenderà tre bicchieri. Quindi abbiamo
ha assistito tutta una serie di truschini che raccontati oggi, a distanza di 15 anni, fanno quasi sorridere, però lì insomma c'erano economie, c'erano politiche di territorio che si muovevano intorno a questa cosa. Ecco. Poi però ribadisco per tranquillizzare tutti, la guida, adesso riderete, era fatta bene in realtà, era fatta molto bene, era una macchina perfettamente oliata, anche se era di vino, ma girava veramente bene. I miei colleghi erano tutti mediamente molto bravi di me, tra l'altro io ho avuto la fortuna di degustare insieme al gruppo migliore di degustatori che si sia mai visto in Italia in quegli anni, erano molto bravi, molto esperti, molto competenti, per cui la guida ritengo che abbia dato, abbia contribuito molto a far crescere il settore, il comparto enologico italiano, che oggi è uno dei vanti del nostro made in Italy in Italia e nel mondo. Però ecco, c'era un po' di qualche piccolo scheletruzzo nell'armadio, qualche dietro le quinte non proprio edificante, c'è stato, su un tomo di 2000 pagine ci può anche stare, è un po' il meccanismo che a un certo punto faceva un po' acqua, no? A un certo punto, quando, quando io dico la guida invece di parlare ai produttori, rivolgersi ai produttori, ha cominciato a parlare con i produttori, quando sono nati anche degli intrecci strani, prima magari anche solo di amicizia personali con i produttori, ma pure anche di interessi, quando aziende come Sofu e Gambero Rosso hanno cominciato ad avere bisogno di produttori delle grandi aziende per finanziare le iniziative, i grandi eventi, le grandi degustazioni all'estero, i road show del Gambero, pensate quando è nata l'Università di Scienze Gastronomiche a Collenzo, la Banca del Vino, erano iniziative colossali che un'associazione da sola non sarebbe mai stata in grado di finanziare e supportare. Ha dovuto chiedere aiuto anche al mondo del vino, ma ovviamente poi il mondo del vino si aspettava qualcos'altro indietro, è ovvio, no? Quindi quando noi siamo diventati un po' abbiamo iniziato ad essere fornitori di servizio, dico, chi ci forniva questi servizi si aspettava qualcos'altro. E tu, insomma,